Dato che al di fuori di YouTube non utilizzo molti social, vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram qua sotto, il primo link in descrizione per rimanere sempre in contatto con me e con ciò che faccio. Quando finalmente trovi una lobby decente e devi uscire a Yemen come mappa, capisci che non è la giornata adatta, incredibile. Faceva quasi rima, beh, diciamo una specie di assonanza. Allora, innanzitutto ci tenevo a ringraziare GTF Gabri per l'overlay che mi ha fatto, mi piace davvero davvero tanto, quindi grazie mille. La scritta sotto di Insta l'ho aggiunta io, quindi non statelo a giudicare perché magari non ha un font bellissimo, l'ho messo io. E dato che è uscita carriera, la seconda ce la giochiamo un po' col cieco, dai, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di carino. Ok, dato che comunque c'è la facecam e vi vedete, non penso di dover parlare 24/7. Venite intrattenuti anche, diciamo, da direttamente la mia concentrazione. Dov'è questa? Eliminato. Vabbè, la roba quanti cazzo sono? Cioè, che essere concentrati, ma erano tutti là, Dio caro. Ah là. Vediamo un po' cosa si combina. Sì, però sta gente è incredibile. Ne parlavo l'altro giorno, mi pare, con mio fratello, non mi ricordo, che molte volte si pensa che su COD la lobby di livelli scarsi, tra virgolette bassi, sia tipo la cosa più bella che un uomo possa collateral trovare al mondo, per poi rendermi conto che non è affatto così, perché i livelli bassi scarsi giocano in delle maniere improponibili, come è improponibile giocare col cecchino senza caricatore rapido e tutti sti perks, perché non ce li hai. Cioè, gli accessori non li ho ancora sbloccati col cecchino. Ma questo qua davvero si camperà in sta maniera schifosa. Ma la torretta non la chiamo neanche. No. No, che fastidio. Siete morti, mi fanno proprio girare il cazzo, eh. Mettiamo una qua così blocchiamo sto spawn e nascono tutti dall'altra, anche in sedere è meglio se nascessero da questa, ma. Nemico eliminato. Intanto la torretta ammazza, cioè la metto lì per bloccare uno spawn e mi fa comunque kill, fantastico. Oh, sto pitto 92 è incredibile, mi dà one shot ogni volta che mi spara. Ah, lo SWAT, Dio buono, lo SWAT, che fastidio. L'arma scarsa più forte che ci sia. Ok, c'è più nessuno. C'è flessibile. È sotto. Sono poco dal viso, te è un po' cogliona come mossa. Vabbè, però li trovi tutti qua sdraiati, incredibile. Uccisione confermata. Sta tutti agli spawn, più che altro sui miei compagni che non killano nessuno. Senza anima addirittura. No, vaffanculo. Più di senza anima. Puttana, ma ci stavo dentro benissimo, merda. Per fare il nuclear se non fossi morto. Pensavo di essere molto, ma molto più. Cioè, che la squadra fosse molto più avanti. Vabbè. C'è anche da dire che in sta lobby davvero. Anche a volte, raga, a me. Secondo me c'è un matchmaking strano su BO2, perché tutta la sera che trovo lobby di merda, ingiocabili, con cancri, gente forte, tryharder, gente con 4 di rate, ci gioco contro anche volentieri, perché a volte, tra virgolette, sfidarsi con i giocatori forti è anche bello. Però a volte ti escono ste lobby dove, ad ogni modo, la gente contro non è così forte. Dov'è quello che mi ha sparato là? C'è anche da dire che la maggior parte di questi non gli lascia neanche l'opportunità di sparare. Da tanto che non usavo il cecchino. Mi sta divertendo un sacco. Dove nasco? Ma dai!
da dietro. Ok, dai, raga, quasi finita. Stiamo vincendo lo scontro. Comunque, obiettivamente, raga, a parte l'inizio un po' così, clean as fuck sta partita. Col cecchino. Cioè, clean... Cazzo, mi ha ammazzato. No, scopo. Clean da paura. Cioè, ho fatto davvero... Ma sì, vabbè, ma che compagni ho, raga, come livelli. Fanno ridere. Cioè, sono improponibili. Cioè, c'è dei livelli bassissimi come compagni. Sto sudando come una merda, fa ca... Madonna, guarda questo. C'ho caldina sta partita. Dai, GG rotto. Donna rumma. No, non l'avevo visto! Ma quanto si mimetizzava bene! Si mimetizzava da paura. Che paura, davvero. Sarà ancora lì. Sì. Ok, raga. È andata, è andata, è andata. Io spero davvero tanto che il live vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, pollicione verso l'alto. Dov'è? Qua, pollicione verso l'alto. Commento, se ancora non siete, iscrivetevi al mio canale che fa sempre molto piacere. Noi ci troviamo domani o comunque nei prossimi giorni, a breve, con un nuovo video. Per oggi da Merino è tutto e bella.